Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial sul C++. In questo video andremo a toccare un argomento molto importante, e cioè le strutture di dati di tipo astratto. Ora, queste strutture di dati di tipo astratto, in realtà noi in parte le abbiamo già affrontate quando abbiamo visto la programmazione ad oggetti, però ci sono alcune cose che dobbiamo precisare e alcuni esempi che vi devo far vedere perché nei prossimi tutorial poi impareremo a realizzare alcune di queste strutture particolari che vengono spesso richieste o in ambito lavorativo o comunque vengono utilizzate per rappresentare moltissime situazioni, oppure anche per chi è uno studente universitario, di solito sono cose che si studiano all'università. E quindi oggi andremo appunto a fare il punto della situazione su queste strutture di dati astratte. Quindi creiamo subito un nuovo progetto. Chiamatelo come volete, io lo chiamerò ovviamente Pino, che già esiste, quindi me lo chiamo Pino 1, perfetto. Dopodiché, vabbè, qua c'è il codice. Oh, scusatemi. Cancelliamo questa ciao hello world che non ci serve. E andiamo subito a parlare di queste strutture di dati di tipo astratto. Allora, cosa si intende per strutture di dati di tipo astratto? Per strutture dati di tipo astratto si intende tutto ciò che non è, diciamo, un tipo normale, ovvero un tipo, diciamo, nativo, come per esempio l'intero. Una variabile di tipo int è una variabile che non è di tipo astratto, quindi non è una variabile. Il tipo int non è un tipo astratto. Una variabile di tipo char, stessa cosa. Una variabile di tipo float. Siamo sempre là. Quindi, quali sono queste variabili di tipo astratto? Possono essere, per esempio, tutte quelle delle classi. Quindi, quando noi creiamo una classe, creiamo dei tipi astratti, ovvero dei tipi che in realtà non sono dei tipi semplici come l'intero, come il char, come il float, ma sono dei tipi particolari che noi distinguiamo in base alle operazioni che possiamo farci. Per esempio, se io dovessi creare una classe, che ne so, cerchio, ok, quindi fate finta che esista la classe cerchio. Io potrei fare, che ne so, potrei richiamare i vari metodi del mio cerchio. Quindi potrei, che ne so, dire calcola area oppure calcola raggio, calcola diametro e così via. Circonferenza, quello che volete voi, ok. Ora, ognuna di queste è un'azione che noi possiamo fare con il nostro cerchio, facendo finta ovviamente che esista una classe cerchio che abbia questi metodi qua dentro che funzionino così. Quindi questo cerchio in realtà, normalmente, diciamo in natura, non esiste, è un qualcosa che abbiamo creato noi creando la classe cerchio e così via. Quindi questo qui è un tipo di dati astratto, quindi possiamo dire che tutte le volte che creiamo una classe nuova che ha appunto dei metodi suoi, che gestisce i dati in un modo trasparente all'utente, cioè all'utente e al programmatore anche, cioè non fa capire quello che c'è dietro, ma se io gli dico calcola l'area, lui semplicemente mi dà il risultato dell'area, non mi fa vedere come ha calcolato l'area. Questo significa trasparente, cioè è come se questa qui fosse una scatola nel quale entra qualcosa, la mia richiesta, ed esce il mio risultato, quindi l'area. Stessa cosa per queste altre funzioni che in teoria dovrebbero esistere. Quindi possiamo parlare di classi e di strutture di dati astratti quando parliamo anche di classi. Quindi per questo dicevo che abbiamo già in parte affrontato l'argomento. Ora però dovremo parlare di quelli che sono, diciamo, i tipi principali di queste strutture di dati, che sono principalmente tre. E sono, anzi anche 4 possiamo dire, a dire il vero ce ne sono tantissime, solo che per semplificare noi andremo a vedere la pila, la coda, la lista e, se ci riusciamo, anche i vettori dinamici. Ora, ognuna di queste ha delle particolarità, quindi quando parliamo di pila immaginatevi questa figura qui. Ovvero, fate finta che questi siano dei piatti e
noi possiamo fare soltanto due operazioni: mettere i piatti o togliere i piatti. Ovviamente, non so se avete mai messo in piedi una pila di piatti, una pila di qualcosa, una pila di libri, quello che volete voi. Di solito si mettono, diciamo, uno alla volta, no? Uno sopra l'altro. Quindi mettete il primo piatto, poi ce ne mettete un altro, poi ce ne mettete un altro, poi ce ne mettete un altro e così via, finché i piatti non vi finiscono. Quando li andate poi, per esempio, a lavare, non è che prendete quello che sta alla base, prendete quello che sta sopra. Quindi fate, quando li mettete i piatti, fate l'operazione di push, cioè di inserimento. Quando li togliete, fate l'operazione di pop. Questa qui è la pila, ma non vi preoccupate, adesso ne sto soltanto accennando il funzionamento più o meno, ma ne parleremo dettagliatamente in un video futuro. Poi abbiamo per esempio la coda. La coda, immaginatevi appunto, quando andate alla cassa. Quindi il primo che arriva si mette in coda, si enqueue, quindi si mette sul fondo della coda e man mano ovviamente più persone si accodano e più il fondo si sposta. Quindi la prima persona si posiziona in coda ed è la prima appunto della coda, quindi immaginate che sia questa. Poi ne arriva un'altra, si mette subito dietro, ne arriva un'altra, si mette subito dietro, ne arriva un'altra, bla bla bla. Quelle che escono, escono però non da dietro, escono dal davanti, cioè il primo che arriva è quello, il primo che viene soddisfatto, no, alla cassa. Non è che l'ultimo arrivato è il primo che viene appunto, che ha la possibilità di pagare, ma ovviamente il primo che arriva, quando si parla di coda, è il primo che fa il dovere suo, quindi il primo che viene soddisfatto, il primo che paga, il primo che... non lo so, il primo. Ok. Mentre ovviamente tutti quelli che arrivano si mettono in coda, a differenza appunto della pila, dove il primo in realtà è l'ultimo ad uscire, perché il primo piatto, è, a meno che voi non lo togliate subito, verrà appunto verrà schiacciato, diciamo, dagli altri piatti. Quindi da quelli che arriveranno dopo, che verranno però serviti sempre prima, nella pila, mentre nella coda è il contrario. Ok, quindi come vedete, già queste due strutture di dati in natura non esistono. In informatica però le possiamo creare tranquillamente. Come le creiamo? Ovviamente le creiamo con i puntatori. Quindi ognuno di questi elementi avrà una struttura sua particolare e ci permetterà di capire dove sta quell'elemento all'interno della nostra struttura e ci permetterà poi ovviamente di fare delle operazioni di push e pop nel caso della pila o di accodamento e deaccodamento nel caso della coda. Abbiamo poi la lista che non è altro che una pila, scusatemi, non una pila, una specie di coda, è una forma particolare di coda dove possiamo accedere anche in mezzo agli elementi. E infine abbiamo anche i vettori dinamici. Scusatemi, ovviamente devo precisare una cosa: le liste solitamente sono ordinate. Quindi, mentre la pila e la coda sono strutture dove i dati possono essere messi anche in disordine, le liste sono solitamente ordinate. Quindi fate finta che sia una coda ordinata per forza, al quale possiamo accedere anche agli elementi che stanno in mezzo. E poi esistono anche diversi tipi di lista, quindi sono cose particolari che comunque non vi preoccupate, vedremo più avanti, ora ve le sto soltanto accennando. Infine vedremo anche i vettori dinamici, che non sono altro che vettori che però possono essere allargati. Voi sapete che solitamente quando dichiariamo un vettore facciamo una cosa tipo int vet 10, no? Dopodiché, se ci accorgiamo che ci servono 11 elementi, ci attacchiamo alla pizza. Quindi non possiamo utilizzare questo vettore. Ne dovremmo creare tipo un altro, quindi int vet2, che ne so, 20. Mentre i vettori dinamici hanno il vantaggio che non si dichiara la dimensione, ma semplicemente si dichiara il vettore. Dopodiché, ogni volta che noi andiamo ad aggiungere l'elemento, il nostro vettore automaticamente si allarga. Ogni volta che andiamo a togliere un elemento dal nostro vettore, il vettore si stringe. Quindi sono de strumenti decisamente più potenti. L'unico problema di tutte queste bellissime cose è, ripeto, che in natura, diciamo, nel linguaggio, quando dico in natura mi riferisco al linguaggio, non esistono. Quindi vanno create ed è per quello che sono astratte, perché nativamente non ci sono, mentre per esempio l'int, il char e il float esistono nativamente qua dentro. Tutte queste cose invece no. Quindi è toccato ai programmatori delle precedenti generazioni andarseli a creare. Ovviamente adesso esistono, nel senso che ci sono delle librerie, si importano e quindi vi ritrovate la pila già pronta, la coda già pronta, la lista già pronta e bla bla bla. Però
Tuttavia, però, io vorrei farvi scoprire l'ebbrezza di andarle a programmare, quindi andare a creare noi la nostra pila, andare a creare noi la nostra coda, la nostra lista e i nostri vettori, così possiamo capire come funzionano effettivamente questi strumenti che molte volte noi possiamo anche utilizzare usando le librerie, però poi diciamo utilizziamo soltanto dal punto di vista dell'utente, quindi abbiamo lo strumento ma non sappiamo come è fatto all'interno, non sappiamo il meccanismo. Mentre con me andremo a vedere appunto il meccanismo, quindi come funzionano, come crearle e come anche personalizzarle, perché poi alla fine una volta che uno sa crearsi una pila, può personalizzarsela in tutti i modi possibili e immaginabili. Tant'è che esistono, per esempio, diversi tipi di liste, diversi tipi di vettori dinamici che fanno cose diverse, in modi diversi, chi più o meno ottimizzato, cose così. Quindi, signore e signori, per questo video io direi che ci possiamo fermare e dal prossimo video cominceremo con una tra queste due, dipende da quale mi gira di più, o la pila o la coda, che sono appunto le strutture più semplici. Preparatevi perché avremo bisogno dell'struct e dei puntatori. Quindi, mi raccomando, vedetevi il video precedente a questo che parlava appunto di questi due argomenti messi insieme, perché tutte queste strutture qui sono tutte basate sull'uso di struct che puntano a puntatori. Ok, quindi per questo video, ragazzi, è tutto. Se ci sono problemi, contattatemi con i commenti. Se volete chiarimenti, sono sempre a disposizione. Per il momento ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!